Continuano a chioggia le riprese per la serie di telefilm We Are Who We Are, diretta dal regista Luca Guadagnino per la rete internazionale HBO. L'allestimento del set comporta alcune modifiche alla viabilità e alla sosta, sancite da ordinanza del dirigente di polizia locale Michele Tiozzo. Da oggi al 25 settembre, con esclusione del giovedì mattina, viene istituito il divieto di transito e sosta in Piazza Vigo e Fondamenta Merlin per tutti i veicoli, eccetto i mezzi a disposizione dell'organizzazione, quelli dei residenti e per coloro che devono raggiungere l'approdo della CTV per necessità di carico e scarico. Inoltre viene istituito il divieto di sosta con rimozione del mezzo per tutti i veicoli, eccetto quelli dell'organizzazione, in Corso del Popolo nel tratto tra la Chiesa di Sant'Andrea e Piazza Vigo, compresa la piazzetta Lina Merlin, in piazzetta 20 settembre negli stalli riservati a cicli e motocicli, in Fondamenta Marangoni per lo spazio riservato al posizionamento di 4 mezzi tecnici, in piazzetta Marinai d'Italia, ovvero Capitaneria di Porto. Viene altresì istituito il divieto di transito lungo Calle San Giacomo durante una sola giornata di riprese all'interno del periodo tra il 16 e il 21 settembre per tutti i veicoli. Lo stesso in Corso del Popolo nel tratto compreso fra Sant'Andrea e Piazza Vigo. Infine sarà vietato transitare per Calle Larga Bersaglio dal 16 al 20 settembre. Ricordiamo che nella pescheria qui di Saloni, oltre a avere prodotti freschissimi sia locali, nazionali ma anche esteri, è possibile per quanto riguarda la ristorazione ordinare i prodotti direttamente qui all'ufficio al numero sotto pressione e i prodotti vi verranno recapitati direttamente a domicilio tramite un servizio dedicato ad hoc. Purtroppo non è cominciato per niente bene questo primo giorno di pesca dopo appunto i 38 giorni di fermo biologico. Infatti questa notte ci sono stati ben due incidenti che hanno coinvolto due pescherecci chiusotti. Il primo è avvenuto attorno, sembra alle 4 di mattino, è caduto praticamente da uno del peschereccio, il peschereccio Vichingo, è caduto un marittimo in mare, un marinaio di nazionalità tunisina, che ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato immediatamente, per fortunatamente è stato recuperato dallo stesso equipaggio ed è stato trasportato fino a Chioggia, dove gli è andato incontro un mezzo della Capitaneria di Porto che l'ha portato subito, l'ha trasportato a Vigo, dove c'era già il mezzo, l'ambulanza del 118 attiva, pronta a riceverlo. Purtroppo non conosciamo esattamente le condizioni di salute di questa persona, ma sarebbero comunque gravi, non sarebbe in pericolo di vita, ma comunque c'è stato anche il rischio del annegamento. Per fortuna diciamo che almeno c'è stata risparmiata la tragedia del maggio scorso, quando un marittimo di Chioggia ha perso la vita in mare, appunto il ragazzo Fabio Perini. Il secondo incidente che è successo, c'è stata una collisione fra due pescherecci, il peschereccio Erminio Tanfa e un altro peschereccio, sembra della Pila, e sempre durante la battuta di pesca c'è stato lo scontro, potete vedere le foto, i danni non sono da poco, non abbiamo notizie di feriti, ma come se vedete, guardate bene le foto, praticamente sono addirittura all'interno, il colpo è arrivato all'interno della cabina di guida. Ecco, ulteriori eventuali aggiornamenti in seguito in serata, le notizie ci stanno arrivando in maniera un po' a tratti, speriamo che non sia nulla di grave, al momento è tutto. Un cartello che penzola al vento dalla poppa di una barca, ormeggiata lungo la riva meridionale dell'Usenzo sottomarina, sollecita l'attenzione dei passanti. Reca la scritta «Ci sono le telecamere, ti ho visto, riporta quello che hai preso». E l'ha collocato un surfista, che ieri dopo le ore 12 e prima di sera è stato vittima di un furto. Mancano all'appello la muta da surf che era stata messa ad asciugare, le scarpe adatte a praticare lo sport e il trapezio con il quale l'atleta si unisce alla vela per rimanere in piedi. Merce specifica, quindi, che solo chi è surfista può usare, il timore che finisca al mercato nero sul web. Particolare importante, appunto, erano in funzione le telecamere piazzate provvidamente sullo scafo, che quindi dovrebbero aver immortalato il momento in cui il furto è avvenuto e con esso il responsabile o i responsabili. «Chiedo solo che mi riportino indietro gli oggetti, lasciandoli sulla barca», dice il surfista a Chioggia Azzurra, «anche perché a ricomprarli nuovi costano complessivamente quasi 500 euro, decisamente troppi per uno scherzo di cattivo gusto.
Se la muta, il trapezio e le scarpe non tornano al loro posto, dice il surfista, consegnerò i filmati alle forze dell'ordine per la denuncia. Chioggia Azzurra si unisce all'appello. Questa mattina sono stati attivati per la prima volta al Museo Civico della Laguna Sud di Chioggia i beacon, dispositivi in grado di regalare ai visitatori un'esperienza culturale molto più ricca. In tempo reale, i beacon riconoscono la posizione del visitatore e inviano via Bluetooth al tablet in dotazione le informazioni inerenti alla sala o l'opera che si sta osservando. I beacon sono disponibili anche nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, che assieme al Museo Civico di Chioggia è parte del progetto transregionale e transfrontaliero InnoCulture, nato come collaborazione tra partner istituzionali e operatori turistici del Veneto e della Croazia, per promuovere 8 tra musei e località della costa adriatica, che possono offrire un turismo culturale di nicchia e meno mainstream. La conferenza di presentazione delle novità tecnologiche dei due musei si è tenuta nella sala lampadaria del municipio di Chioggia e ha visto la presentazione di Isabella Penzo, assessora alla cultura del turismo del comune di Chioggia, e di Roberto Tovo, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Rovigo. Stamane ha avuto luogo anche un importante momento istituzionale. Alla presenza del direttore del Polo Museale del Veneto, dottor Daniele Ferrara, è stato sottoscritto un accordo tra i comuni di Chioggia e di Rovigo e il Polo Museale per garantire la sostenibilità dei risultati e il perdurare degli stessi oltre la fine del progetto InnoCulture. In premessa alla conferenza stampa è stato presentato il suggestivo video realizzato nell'ambito del progetto, proiettato già alla Mostra del Cinema di Venezia e che promuove il legame tra i due musei come un viaggio meraviglioso, dove l'uomo, la natura e la storia si incontrano e la cui visione è stata successivamente offerta alla conclusione del workshop pomeridiano riservato agli operatori turistici e museali.